Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo i Bounty. Sono dei dolcetti molto famosi composti da un ripieno morbido di cocco e ricoperti da cioccolato. La ricetta dei Bounty fatti in casa è eccellente e la somiglianza con gli originali è davvero impressionante. In estate sono il dolce ideale perché si preparano senza cottura e in poco tempo e vengono sempre conservati in frigo, quindi si mangiano freschi. E il cocco dà sempre quel sentore di mare e di sole. Siete curiosi? Venite con noi in cucina! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 250 g di cocco rapé, 250 ml di crema di cocco, 70 g di latte condensato e i semi di vaniglia. Mescoliamo finché tutti gli ingredienti saranno amalgamati. Poi prendiamo circa 30 g di composto e formiamo un salsicciotto di circa 7 cm di lunghezza. Facciamo la stessa cosa con il restante composto. Mettiamo in freezer per almeno un'ora. Riprendiamo fuori dal freezer e ci prepariamo per la fase finale, la copertura di cioccolato. Qui abbiamo 350 g di cioccolato fuso in cui immergiamo tutti i salsicciotti per poi metterli su una griglietta a sgocciolare. Poi, con il cioccolato avanzato, facciamo qualche striscia sulla superficie dei Bounty. Concludiamo cospargendoli con del cocco rapé. Infine, mettiamo in frigo per altri 15 minuti. E voilà! I nostri Bounty sono pronti da mordere! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, l'assaggio. E ora gustiamo questi meravigliosi Bounty. Vi assicuro che sono molto più buoni di quelli originali. Subito si nota la freschezza del cocco e la sua consistenza granulosa data dal cocco rapé. E poi si nota la croccantezza del cioccolato fondente e il suo gusto intenso e amarognolo sta perfettamente con il ripieno. Insomma, sono straordinari, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Visitate anche il primo link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.